Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Il Vangelo secondo Luca, in questo brano che leggiamo, in questa sesta domenica del tempo ordinario, ci fa ascoltare, attraverso quella che è la versione dell'Evangelista Luca, il brano delle Beatitudini, che è un po' ridotto rispetto allo stesso brano che possiamo leggere nel Vangelo di Matteo. Siamo di fronte a Gesù che nel bel mezzo del suo ministero pubblico incontra la folla all'interno della quale ci sono quelle persone che rappresentano sia la mentalità ebraica, i farisei o coloro che vivono all'interno dell'ebraismo, ma siamo anche in una zona di periferia, in una zona segnata dalla presenza di persone che vivono il paganesimo. E all'interno di questa mentalità, che è una mentalità secondo quella della società del tempo, secondo quella della società mista, che dove vivevano ebrei e pagani insieme, Gesù presenta una logica diversa, che è la logica del regno di Dio, che è la logica del Signore. Davanti a un modo di pensare, quello comune della società di quel tempo, dove chi possedeva, chi aveva, chi stava bene, era segno di una benedizione da parte di Dio, era segno del fatto che tutto nella sua vita andava bene, forse perché meritato, forse perché si sentiva nella possibilità di vantare davanti al Signore il rispetto, o davanti al Dio in cui credeva, il rispetto di tutte le leggi, di tutte le norme, di tutto quello che era necessario assolvere per potersi sentire a posto davanti a Dio e meritare tutto quello che veniva consegnato, veniva dato alla sua vita. Davanti a questa mentalità, Gesù scardina ancora una volta quello che è il modo comune di pensare, per consegnare ai suoi discepoli e alla folla stessa il modo di ragionare di Dio, che è un modo diverso, è un modo dove nulla è frutto di un merito fatto semplicemente dal pensare di realizzare fino all'ultima virgola quello che viene dettato, ma è segno di un dono che è quello della redenzione, che va accolto. È una logica basata sull'abbastamento, sul servizio, è una logica fatta dal riuscire a contemplare all'interno della nostra vita quella presenza di redenzione che è segno della presenza del Signore. È questo che Gesù annunzia, dicendo che nella logica del regno è felice chi riesce a vivere all'interno delle sofferenze, all'interno delle prove, all'interno della difficoltà che la vita presenta, riesce a vivere in pienezza la logica del regno, riesce a vivere in pienezza la logica di una redenzione,
che ci è stata donata e che viene a noi consegnata dal Signore stesso. Questa è quella logica che si oppone a quella del mondo che Gesù accusa con quel guai che ritorna per ben 4 volte e che ci fa invece vedere come nella logica del mondo il pensiero è quello di riuscire a guadagnare, a meritare, ad avere l'idea che tutto è frutto di un nostro sforzo. Invece il Signore ci rivela come tutto è frutto di un dono. E in questo dono è contemplata quella sofferenza che non è una sofferenza fine a se stessa, non è una sofferenza che va vissuta perché deve essere vissuta, ma è una sofferenza, è una persecuzione, è una lotta che è segno di una nostra testimonianza, del nostro essere in grado di portare nella nostra vita in pienezza quella vita, quella parola vissuta, quella parola messa in pratica, quella parola che diventa per noi segno tangibile della nostra relazione con il buon Dio. Questa parola che viene incarnata è segno profetico, dice Gesù. Chi vive realmente la profezia, vive realmente il suo annunzio della parola, incarnandolo nella sua vita, dice il Signore in questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, non può che vivere la persecuzione, non può che vivere l'essere messo quasi al bando nella logica del mondo, perché chi annunzia in autenticità, in verità, in giustizia e in misericordia, quelle che sono le verità, quella che è la pienezza della parola. E la parola è sempre chiamata a scardinare la logica del mondo e a cercare di farci vivere in pienezza invece la logica del regno, la logica del Vangelo, la logica che ci proietta verso quella pienezza di vita, quella pienezza di relazione con il Signore che troverà il suo compimento nel Regno dei Cieli, dove non ci sarà più bisogno di essere profeti, ma dove ci sarà la possibilità di vivere in pienezza la nostra profezia nella profezia di Dio. E allora questa domenica che ci fa guardare a questa felicità, che è una felicità diversa rispetto a quella del mondo, siamo chiamati a guardare con autenticità la nostra vita, a riconoscere con verità quello che ci sembra renderci felici, quello che sembra a noi essere un segno di felicità, di pienezza, di aver ottenuto quello che pensiamo di aver bisogno. Invece magari è segno di una logica, che è quella del mondo che alle volte entra dentro la nostra vita e non ci fa più essere profeti. Allora in questa domenica chiediamo al Signore che ci aiuti con serietà e con anche decisione a essere profeti in questo nostro tempo, a saper riconoscere che dobbiamo cercare di incarnare nella nostra vita questa parola, perché alla luce di questa parola possiamo vivere quelle sofferenze, quelle persecuzioni, quelle difficoltà che il mondo ci mette davanti, con la certezza che non sono fine a se stesse, ma sono segno della nostra testimonianza nei confronti di questa parola, che per noi è segno di verità, che per noi è segno di misericordia, che per noi è segno di giustizia, ma che per noi è segno della realizzazione piena del Regno di Dio.